Tutti, eccomi qui con un video un po' particolare che mi è stato richiesto ultimamente e che ho fatto volentieri, ma anche con un po' di timore. Ovvero, il metodo migliore secondo me per applicare l'eyeliner se si è miopi e imbranate come la sottoscritta. A volte io non posso proprio fare a meno di una bella riga di eyeliner perché è sempre comunque nuova, ma classica. E insomma, poi cioè, il trucco con l'eyeliner è sempre molto bello e a volte insomma ci vuole, non posso proprio farne a meno. E però appunto ho trovato il mio metodo per riuscire ad applicarlo al meglio, non proprio uguale su tutti e due gli occhi, perché una punta è sempre magari un po' più su, un po' più giù, un po' più boh, però insomma, al meglio appunto. E vi serviranno un po' di cosine, però insomma vi mostro tutto quello che uso io. A volte faccio anche prima, magari usando un solo pennello, così, ma insomma, questo è proprio fatto a puntino. E allora, una volta io riuscivo ad applicare qualsiasi eyeliner in qualsiasi situazione senza alcun tipo di problema, da quelli liquidi a quelli a pennarello. E ora no, perché credo, perché ho perso un po' la mano, lo applico meno di prima, ma soprattutto perché sono diventata miope e quindi mi devo avvicinare tanto, tantissimo per insomma vederci bene con gli occhiali. Non si riesce, l'unico metodo è con le lenti a contatto che io però non porto sempre. E mi piace molto l'eyeliner anche con gli occhiali perché comunque si vede abbastanza e quindi appunto a volte mi capita di applicarlo. Avete visto che l'ho applicato nei miei ultimi video, ne ho uno nuovo che è quello di Inglot e è un eyeliner in gel che è la formula con cui io mi trovo meglio. Ho provato vari eyeliner sempre in gel e questo qui devo dire che mi sta piacendo parecchio. Ho provato anche quello di Kiko, che però poi mi ha rubato mia sorella e se l'ha portato in Irlanda. E non mi sono trovata male, solo che col tempo tende un po' a diventare troppo geloso e quindi si fa un po' più fatica a stenderlo, però è carino e anche un bel nero. Ottimi davvero sono quelli di Physician Formula, sono facilissimi da applicare, colorati e insomma danno un ottimo risultato e anche chi non riesce ad applicarlo benissimo con quelli sicuramente farà meno fatica. Poi che altro ho provato? Sì, quelli a pennarello però non ci riesco più, non ho neanche più provato perché veramente faccio casini. Quindi questa è la mia formula preferita e il mio preferito è l'eyeliner nero, anche il più classico, però ogni tanto non disdegno nemmeno quello colorato, soprattutto blu o viola o anche marrone. Per applicarlo io prediligo i pennellini angolati, però anche quelli finissimi e con la parte qui in alto piegata non sono male, ma questi qua insomma sono quelli con cui mi trovo meglio e li preferisco magari un po' grandini, quindi non troppo piccoli e non troppissimo ciccioni, anche se questo è un po' più ciccione degli altri, però mi lavora bene, ecco. E niente, che altro mi serve? Una matita nera che mi servirà per la base. L'importante è che sia ben sfumabile, quindi che si riesca a tirare bene, a lavorare bene e non si asciughi subito. Non importa che sia più nera o meno nera, l'importante insomma è che si abbini poi comunque all'eyeliner che andate ad applicare su e appunto deve assolutamente essere una matita sfumabile. Vi servirà anche un pennellino angolato o no, non importa, io ho usato questo, però piatto e non troppo morbido
E il correttore perché vi servirà? Perché in questo modo riuscite a fare una linea un po' più dritta e soprattutto più pulita, perché una volta, poi come vedrete nell'applicazione, quando io vado ad applicare sia la matita sia l'eyeliner, poi vado a passare il tutto qui sotto in modo da tirare bene la linea e da pulire tutto. In alternativa potete usare anche una matita tipo perfettina, insomma una matita correttore, che poi andrà sempre comunque sfumata per fare questo lavoro qua. E niente, non ho altro da aggiungere, questo è quello che vi serve. Ah sì, poi vi servirà l'eyeliner, ovviamente. E vi lascio all'applicazione e poi vi saluto. Inizio applicando la matita che mi serve appunto da base. Io vado meglio così, creo la linea e non serve essere troppo perfetti in questa fase, ma nemmeno troppo grossolani. E una volta che sono contenta di come l'ho applicata, vado a stendere il tutto con un pennellino angolato in modo da definire bene la forma dell'eyeliner. Una volta fatto questo, scelgo il pennello piatto e il correttore e vado a pulire la parte sotto la linea di eyeliner. In questo modo. E poi passo all'eyeliner in gel vero e proprio, nel mio caso quello di Inglot, come vedete, nero, e lo vado ad applicare con un pennellino angolato. Non ne prelevo tantissimo perché è molto cremoso e vado a seguire la linea che ho già fatto, migliorandola un pochino. Quindi se serve la allungo un po', la vado a fare un po' più grossa, insomma, un po' più dritta e cercando di fare dei bordi abbastanza netti e pian pianino vado a definire la mia riga di eyeliner. E avendo la base sotto è comunque più semplice seguirla e creare una linea dritta e pulita. Quando ho finito, riprendo il pennello e il correttore che ho usato all'inizio e pulisco di nuovo la parte sotto l'eyeliner, come vedete qua, e stendo bene tutto e sfumo bene in modo da definire. E termino poi ovviamente con il mascara. Qui, questo è quanto, come avete visto, insomma, anche chi non è tanto capace può applicare l'eyeliner. Se ce la faccio io, veramente ce la fate anche voi. A volte, mi sbrodolo ovunque, però, insomma, poi l'unica cosa che serve è calma e, insomma, una buona posizione, quella in cui vi trovate meglio e via, insomma, pochino alla volta, quindi poco prodotto alla volta e seguendo bene la base si va. Ecco, io mi trovo molto bene appunto con la matita di base perché mi permette di ottenere appunto di essere più ferma con la mano quando la vado ad applicare e quindi avere una buona base su cui poi andrò a ricalcare con l'eyeliner e basta.
Spero vi sia stato utile. Ditemi se ci provate, se ci siete riusciti ad applicarlo oppure no. E niente, come sempre, vi abbraccio, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!